Siamo ad Ortona in una delle 9 gallerie aperte di recente della Via Verde Costa dei Trabocchi. Sono 9, dicevamo, le gallerie, come Paolo Primavera della Cogepri, che è azienda capogruppo dell'Associazione Temporanea di Impresa. Dunque, questa è una galleria bellissima, a che punto siamo? Siamo che diciamo, la pista è completamente aperta, sono state aperte anche le ultime gallerie che hanno subito una serie di interventi di carattere strutturale e quindi oggi diciamo, si può usufruire di tutto il percorso della pista che parte da Ortona fino ad arrivare a Vasto per circa 43 km. Sono gallerie anche bellissime e suggestive? Sì, molto, specialmente queste che sono delle gallerie finestrate, quindi che affacciano direttamente sul mare, quindi diciamo, hanno un effetto panoramico anche per il ciclista che diciamo, è unico. Queste gallerie sono sull'ex tracciato ferroviario? Sì, sono tutte gallerie dell'ex tracciato ferroviario, ne abbiamo 9 lungo tutto il tracciato, sono 9 gallerie che hanno subito più o meno una serie di interventi di messa in sicurezza. Quali sono state le difficoltà incontrate? Le difficoltà purtroppo quando sono state aperte queste gallerie abbiamo riscontrato una serie di criticità di carattere strutturale, purtroppo non erano previste in fase progettuale perché queste gallerie sono state sempre interdette da ferrovie. Quindi nel momento in cui abbiamo iniziato i cantieri, abbiamo aperto un po' queste gallerie, abbiamo trovato una serie di criticità. Questo ha comportato una serie di studi, di un'analisi anche storica su quelle che erano le parti strutturali di queste gallerie e quindi abbiamo dovuto decidere una serie di fasi di interventi che abbiamo messo in atto diciamo, in questi ultimi 2 mesi e quindi ci ha permesso ora di metterle in sicurezza. Certo, gli interventi strutturali non sono finiti, ma abbiamo fatto solamente quella che è una sorta di adeguamento di messa in sicurezza per permettere un po' la fruibilità della pista. Le gallerie sono aperte, già utilizzate, c'è ancora però qualche lavoro da fare? Sì, stiamo completando un po' quelli che sono gli arredi urbani, delle finiture di ordine diciamo, di arredo urbano, quindi andremo a completare queste opere entro il mese di settembre, però la pista diciamo, come vedete è già utilizzata dai ciclisti. E c'è anche una galleria illuminata? Sì, c'è una galleria illuminata che diciamo, sulle 9 gallerie ben 7 sono state illuminate e vedremo quella che è la galleria, una delle più lunghe, che è lunga circa 500 metri, nel comune di Ortona, che appunto è tutta illuminata, è una caratteristica particolare.